Il Servizio Sanitario Nazionale non sta benissimo, è un po' un paziente con diverse patologie. Un caso grave di comorbidità e cronicità. È con questa metafora che la Fondazione Gimbe ha descritto la sanità pubblica ad Arezzo nel corso dell'incontro a ruota libera, un focus sullo stato di salute del sistema sanitario nazionale. Proprio perché un malato cronico con patologie multiple va curato con un approccio multispecialistico e multifattoriale, quindi ci vuole una visione d'insieme che ovviamente ha dato un po' l'idea di questo a ruota libera. La sanità pubblica, secondo la Fondazione, oltre ad essere un malato affetto da tante patologie croniche, dal sottofinanziamento pubblico alle criticità con il personale sanitario, dagli sprechi alle problematiche di governance Stato-Regione, si troverebbe a vivere in un ambiente poco favorevole alla sua guarigione. Io credo ci sia bisogno innanzitutto di visione, perché se noi decidiamo quale sanità vogliamo lasciare in eredità alle future generazioni è molto più facile capire quanti soldi servono e che tipo di riforme vogliamo fare. Se la lasciamo invece alla cosiddetta manutenzione ordinaria ne perdiamo un pezzo dopo l'altro, perché è da tanti anni che non ci si prende cura del Servizio Sanitario Nazionale. Poi durante la pandemia c'è stata questa grande esplosione, questo interesse da parte di tutte le forze politiche, però passata l'emergenza di fatto siamo tornati a quella manutenzione ordinaria che non ci permetterà di recuperare il gap con gli altri paesi. La Toscana invece è al secondo posto, subito dietro all'Emilia Romagna, per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza, ovvero le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale eroga gratuitamente o soggette al pagamento di un ticket. Va detto però che tutte le regioni, anche quelle che stanno in cima alla classifica, soffrono, perché comunque c'è una quantità, un quota di definanziamento pubblico che non riescono a recuperare, cioè i soldi sono sempre di meno e quindi o si tagliano i servizi se non arrivano i soldi oppure servono dei maggiori finanziamenti.